Naturalmente ci vuole l'allenatore giusto per i giovani. Avete già in mente un profilo? Ci vuole un allenatore che sappia, a cui venga spiegato nel momento in cui arriva, che questa società vive di questo e quindi che i giovani per noi sono importanti. Grassadonia fa parte del casting? Nel modo più assoluto. Ho letto questa mattina dei nomi, non ce li depegniamo dalla lista. Ce n'è uno che di quelli che abbiamo in mente. Anche Juric? Non ce n'è uno di quelli che abbiamo in mente. Stessa quindi. Cosa dicasi per Stellone. Stellone, ve l'ho sempre detto, Stellone è un mio carissimo amico e non prenderei mai un mio carissimo amico a fare l'allenatore. Perfetto. Quindi Stellone, Juric, Grassadonia, li depegniamo dalla lista. Rimane però Zauri, che insomma mi pare in pole position. O Zeman, potesse. Beh, Zeman sarebbe il non plus ultra per un... Tu che sei zemaniano. Grande ammirazione, questo è indubbio, ma soprattutto per la mentalità. Io Zeman come allenatore lo adoro dal punto di vista dell'allenatore. Poi non mi sono piaciute altre cose, ma come allenatore non posso che essere entusiasta di quello che fa in campo, di come lavorano i ragazzi, del fatto che i ragazzi li faccia lavorare veramente. Zauri fa parte dei candidati. Un allenatore che noi conosciamo perché lo abbiamo avuto qui insieme a Oddo, gli abbiamo affidato la primavera l'anno scorso, ci ha ripagato con un'annata straordinaria, perché no? Però a oggi non ancora parlo con Giorgio, e siccome con Giorgio tu lo sai che c'è un ottimo feeling. Decide poi? Ma decidiamo insieme, perché tu lo sai come la penso io su Giorgio, può avere 3.000 difetti però è uno che capisce di calcio e come ho sempre detto a lui, fin tanto che ci sono io a Pescara starà sempre con me. Sarà dato più spazio a Giorgio? Ma Giorgio, la costruzione dell'organico. Ma Giorgio lo spazio ce l'ha sempre avuto, perché poi alla fine lui lo sa che io l'ascolto, quindi se lui dice questo mi piace io poi faccio di tutto per portarlo, poi è chiaro che c'è qualcosa che si può fare, qualcosa che non si può fare. Campagnaro darà l'addio al calcio? Non lo so, questo lo deciderà lui, è chiaro, è evidente che trascinarsi per fare 10 partite un giocatore del suo livello, una carriera come quella che ha fatto Ugo, secondo me credo che sia una perdita di tempo anche per lui, però è una decisione che deve prendere lui. Io gli ho sempre detto, qualche volta scherzando mi dice mi vuoi far smettere, però se lui volesse fare qualcosa all'interno della società, come settore tecnico, come quello che avrà in mente, le porte del Pescara per Ugo sono aperte. È evidente che poi avere un giocatore come Ugo, che nel momento in cui sta bene lo devi far giocare, significa anche avere una gestione del gruppo anche molto difficile, perché se uno si allena tutti i giorni e poi arriva il sabato e gioca Ugo, credo che non sia proprio bellissimo per chi fa allenamento tutti i giorni. Però è anche vero che Ugo quando gioca è un valore aggiunto. Del Grosso? Ma io credo che Cristiano rimarrà a Pescara. E poi tra gli allenatori emergenti c'è anche il presidente Sebastiani. Per quello dico non parlare di allenatori, perché emergente, non si può mai sapere che magari mi trovi sulla panchina del Pescara. Per quello dico, sicuramente non sono da meno di tanti allenatori che allenano.